Oggi parliamo di un po' di bottini, book haul, diciamo cose che ho comprato, cose che ho ricevuto in collaborazione, cose che ho ricevuto dopo il salone e io sono molto, molto felice. E alcuni regalini, quindi iniziamo subito. Dove ci troviamo di bello? Ci troviamo di bello in uno degli angoli della mia camera dove già vedete un po' di libri. Quando riuscirò registrerò questa libreria che ce l'ho qua che la devo registrare, ma per un motivo o per un altro non riesco mai. E avevo bisogno di un appoggio e quindi mi sono messa qui per fare la scrivania. Iniziamo con tre libri che ho acquistato da una ragazza che li rivendeva su Facebook e diciamo del quale ho fatto un vero e proprio affare, perché praticamente con quello che io ho pagato, compreso le spese di spedizione, è come se ne avessi acquistate tre a prezzo di uno. E le condizioni sono perfette, tranne per uno che qui vedremo insieme, però per il resto non posso lamentarmi. Iniziamo dal primo libro che è dal quale hanno tratto una serie TV su Netflix, molto famosa, penso che è stata una delle serie più gettonate, e fa riferimento a 13. 13 di Gay Usher, appunto su Netflix, Mondadori. Oscar Absolute per il prezzo di copertina di 10,50 euro, copertina flessibile e in ottimo stato, l'ho verificato prima anche se la ragazza mi aveva fatto le foto e in verità io ho visto la serie, però desideravo vedere come era stata diciamo, posta la storia sotto forma di scrittura, non vedevo l'ora di leggerlo e l'ho sempre trovato, però 13,50 euro sinceramente per un libro del genere non li volevo spendere, non vi so dire il perché in particolare, però non li volevo spendere. Quando ho visto la ragazza che li vendeva tipo 3-4 euro, ho detto ok, facciamo l'affare. E oltre a questo ho acquistato anche questi libri, mi devono arrivare un bel po' di tempo fa, purtroppo le poste italiane, un po' di macelli vari. L'altro libro è un libro che ho sempre visto, del quale ho visto sempre pareri molto contrastanti, volevo mettere anche il naso mio. Siccome il prezzo di copertina è di 18 euro e io ormai ho il trauma di spendere così tanti soldi per un libro, ho visto questa ragazza che li vendeva usati e ho detto facciamolo affare. E questo forse è il libro che è messo un pochettino male perché il dorso è un po' rovinato, però per il resto è perfetto. Il libro in questione è Come fermare il tempo di Matt Haig, prezzo di copertina 18 euro, edizione, vediamo subito, edizione EO, e appunto per un prezzo di copertina 18 euro. È una storia d'amore, però so che ci sono veramente pareri contrastanti, vorrei appunto dargli un'opportunità, visto che ha trovato di nuovo casa. E ultimo, ma non meno importante, un libro che non si è sentito molto parlare, ma secondo me può dare molte soddisfazioni. È un libro anche molto particolare, quindi forse è per questo che nessuno gli ha dato una chance. E qui ci sono io a dare le chance ai libri strani. E in particolare L'anno dell'oracolo di Carles Soule. Questo è di, lo dico subito, editrice Nord. Questo il prezzo di copertina è coperto dall'etichettina, ho provato a togliere e non si è riuscito, quindi però penso più o meno 15 euro in su se non sbaglio, oppure questo 18, è molto grande come libro, è copertina rigida ed è uno dei libri un po' particolari, fa riferimento a profezie, cose comunque particolari e non è stato mai parlato tantissimo di questo libro e avevo visto se non sbaglio l'estratto oppure la sinossi anche su il libraio, quindi l'ho sempre visto, costava troppo. Quando ho visto la ragazza ho detto tu vieni con me e quindi questo è il mio primo bottino che sono appunto tre libri. Vi mostro una collaborazione. Così alterniamo un po'. Questa collaborazione è con una ragazza che seguo da un po', e sono felicissima appunto che abbiamo intrapreso insieme questa collaborazione e sto parlando di Ilenia Tofanin, L'amore è un contratto. Sicuramente questo sui social l'avete sentito tantissimo parlare perché è un bellissimo libro e io ho grandissime aspettative, quindi Ilenia, come farti venire l'ansia da questa azione?
una storia che è concentrata sull'amore e c'è un po' il girl power da quello che ho potuto spulciare e non vedo l'ora di iniziare, non sapete che a me questi generi mi piacciono. E appunto ringrazio la scrittrice per avermi donato. Non so se nel frattempo farò dei close up dei libri e nel caso mi fate capire ne parliamo tranquillamente. Invece ora vi mostro una delle chicche ricevute dal salone che io ho acquistato e ho fatto gentilmente firmare, sono felicissima che è arrivata e non si vedrà però la sorpresa perché quella la potete vedere su Instagram. Se non sapete il mio nome su Instagram basta andare giù nell'info box perché trovate tutti i dati di riferimento, oltre ovviamente a iscrivervi al canale, lasciare mi piace, fare condividere, fate quello che volete, lo sapete. Il libro in questione non potevo non acquistarlo, quando ho saputo che c'era questa possibilità di farlo firmare io e lo stai dicendo anche io tipo sì. Il libro in questione è un po' di meno che Due cuori in affitto di Felicia Kingsley, edito Newton Compton e ovviamente per chi non conoscesse Felicia, cioè cosa praticamente impossibile, ha scritto tre libri che veramente sono molto particolari, un po' il genere chick lit che ho cominciato ad apprezzare grazie a lei e se avete seguito il book tag realizzato recentemente, uno dei suoi libri mi ha aiutato particolarmente. E allora qui appunto all'interno, troviamo la lettera della ragazza che mi ha scritto il libro, oltre ai bigliettini da visita e le cose che io ho realizzato a questa ragazza, che si sono realizzate da me. E c'è anche il segnalibro di Felicia, che cosa carina! Ah, ci sono anche tre libri, quindi se non li sapevate, e i due cactus, e qui c'è la dedica. E io sono tipo molto da teenager, tipo tipo mi strappi i capelli e non vedo l'ora di iniziarlo perché sono molto 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 felice di diciamo di aver ricevuto. Pensavo ci mettesse più tempo però per fortuna no e non vedo l'ora di... Se volete andare a vedere il book trailer della Newton ve lo lascio giù nell'info box perché è molto interessante, così potete farvi un'idea sul tema di questo libro. Lo so, i book tag vengono un po' sbombati, ma secondo me aiutano molto per farsi un'idea, quindi approve. Altro libro, in questo caso è uno scambio al buio, la ragazza l'ha già ricevuto e invece io l'ho ricevuto soltanto avanti ieri, se non sbaglio. Allora tolgo sempre il libro che scosco e un libro che io sinceramente non ho mai sentito parlare né dello scrittore né di questo libro, penso mi stavo informando. Allora questo libro per me è sconosciuto, è L'amore qualunque cosa significhi di David Baddiel, penso sia una cosa del genere. Penso sia una doppia stampa perché viene riportato che è nato nel 1999 ed è stato ristampato nel 2005 in edizione italiana, quindi penso ci sia stata qualche ristampa. E sembra interessante. Da leggere, deve essere molto interessante, vi farò sapere. E ringrazio appunto la ragazza per questo scambio al buio. Altri due regali, questi sono stati, uno l'ho scelto io, uno è proprio affetto sorpresa, io non sapevo neanche qual era il titolo. E partiamo subito dal titolo in questione, questo l'ho ricevuto da una ragazza che io seguo e con il quale abbiamo instaurato un rapporto che ha gentilmente donato alle sue amiche più strette un libro a nostra scelta. Io ho scelto un libro molto strano perché nel senso io non lo so, forse non ne avrei detto nemmeno una lira, però mi ha promesso che è molto bello, quindi io mi fido del suo parere. Ed è La Fiera delle Meraviglie di Cleo Gray. Bellissimo. E Leone Editore, vi dico subito il prezzo di copertina. Ah, è di 14,90€. E comunque fa riferimento sempre ai due personaggi che sono di sfondo, cioè il fanciullo e il maialino. E boh, non lo so, mi ispirava. Non mi chiedete perché. Mi ispirava particolarmente, vi ringrazio ancora Marta per questa sorpresa,
sempre molto gratita, e vi farò sapere. L'altro libro invece è stato appunto un regalo a sorpresa, io non ne sapevo niente, e quindi tipo io effetto sorpresa, però siccome conosco i miei gusti è stato comunque un libro molto, da quello che ho capito è molto divertente, ed è, l'ho ricevuto da Paola, ovviamente tolgo anche in questo caso il bigliettino, e me l'ha fatto arrivare da Amazon, ed è Una stravagante ragazza per bene di Virginia Dell'Amore. Oddio, questo è prodotto con Amazon, quindi il prezzo di copertina non lo so, quindi è un'autoproduzione. È un formato molto particolare, e questo è il titolo. In verità è un formato particolare perché vi faccio vedere un formato, diciamo, standard della Newton. Non so se riuscite a vedere, è tipo leggermente più largo del solito. Scelte tecniche, ci sta. E non so perché c'è un odore strano, forse non lo so, si è impregnato degli altri libri, comunque non vedo l'ora di iniziarlo, e da quello che più o meno sono riuscita a intuire è comunque un libro storico, cioè comunque non attuale, da quello che ho capito, può essere pure che mi sbaglio, ve lo dico subito. Vi lascio comunque il link di Amazon, così se volete acquistarlo o volete informarvi avete comunque i link di riferimento. Cercherò di darvi tutti perché così se mi può far comodo, venga. E quindi ringrazio anche Paola perché questa è stata tipo una sorpresa che non sapevo niente, tipo io adoro le sorprese. Vi faccio vedere prima questa chicca. Allora, non so se lo sapete, io una volta al mese acquisto un libro di un autore emergente e molto sconosciuto, cioè praticamente che non ne sa niente nessuno, e ho optato, cioè non che ho optato, cioè la scrittrice mi si è piombata davanti e tramite appunto l'iniziativa dell'Open Blog ho avuto il piacere di conoscere una scrittrice emergente che non si sente molto parlare, però dopo che ho letto la sua recensione mi sono incuriosita e ho scelto di acquistare il suo libro. Allora, lei lo sa già, anche lei stessa ha premesso che la grafica è molto da migliorare, però visto che è stata molto sincera con me, mi concentrerò sul contenuto. Ma di chi stiamo parlando? Di Come chi si aggrappa al filo dei ricordi di Sara Masur, correggimi se sbaglio Sara perché sicuramente, ed è questo, come potete vedere l'immagine è molto sdrammata ma lei stessa ha messo ciò, è molto coetanea perché siamo quasi della stessa età, fanciulla, e diciamo che sono, vedrete, fa comunque riferimento all'amicizia, quindi mi è piaciuto, ho apprezzato appunto il suo modo di scrivere, ho dato l'opportunità a lei di stravolgere la mia lettura. Trovate anche qui il link, e siccome ha rimodernato la copertina, se vi può far piacere e dargli una possibilità, anche l'ebook non costa nulla, che costa pochissimo, quindi approvo. Gli ultimi libri, perdonatemi per il casino, ma sono facendo i lavori, quindi spero che si sentirà il meno possibile. E la luce fa sempre di più caldo, non devo perdere questa. L'ultimo è un bottino barra regalo, è in due tappe diverse lo stesso giorno, sono andata a Bari con una persona e mi ha fatto dono di alcune chicche. La prima tappa è stata a Feltrinelli, la seconda in una libreria della città di Bari, tipo un giornalaio barra libraio, che vendeva tipo pochissimo, quindi io mi sono fatto tipo papine, cioè perché non ti ho scoperto prima? E non so neanche come si chiama, tipo papine, molto professionali. Allora, iniziamo prima dalla Feltrinelli, dove ho preso tre libri. In verità uno è stato, diciamo, la persona me l'ha regalato con la concezione di regalarmi quel libro. Io invece ho trovato due cose che uno lo cercavo da tanto e l'altro l'ho visto molto in giro e mi ispirava tantissimo. Iniziamo dal libro che cercavo. Sicuro che appena lo dico direte finalmente le cose non ti sopportavamo più. E ho letto il secondo libro e in tante sapevate che cercavo questo libro e in verità me lo volevo comprare io, poi mi è stato offerto.
il libro in questione è Milche Eonei di Rupi Kaur, che voi lo sapevate, cercavo da una vita e mezza, e in parole è un racconto, cioè una raccolta di poesia. Io ho avuto il piacere di leggere il secondo volume, Flower, il sole e i suoi fiori, sempre di, appunto, di Rupi Kaur. Il concept è lo stesso, solo che questo ha avuto talmente tanto successo che ha fatto anche la seconda, e corrispondono sempre a poesie un po' dedicate all'amore, alla donna, alle perdite, a un po' alla vita. E siccome sono nudi e crudi, mi piacciono questi tipi di poesie o di raccolte. E la cosa particolare sia nel primo che nel secondo volume, visto che è stata riprodotta, è l'utilizzo degli schizzi all'interno del libro. Faccio vedere, cosa che io adoro, mi piaccio troppo. Sono questa un po' fanciulli, che vi devo dire. E quindi ho apprezzato molto. Sulla scia ho acquistato una cosa che ho visto molto girare e mi ha incuriosito, ed è prodotto, questo non l'ho detto, è prodotto da 360 per un prezzo di copertina di 12 euro. Costicchiano però questi libri. Vabbè, l'altro libro, appunto, che vi volevo citare ha un prezzo di copertina di 14 euro, è prodotto da Raggiunti ed è Fila storta d'amore di Enrica Tesio, ed è sempre un insieme di poesie barra versi con lo stesso concept fatto in Rupi Kaur, cioè con le illustrazioni che fanno riferimento comunque a frasi o citazioni. E non lo so, quando l'ho visto, diciamo, io l'ho visto sui social, però quando l'ho visto l'ho aperto e ho letto qualcosina. So che non si può fare, ma va bene, non scalo i libri come i prodotti cosmetici. Quindi quando ho visto un po' l'idea, mi è piaciuto talmente tanto che non ho fatto a meno di prenderlo. Mi è piaciuto molto. E appunto ringrazio il mio corteggiatore che ha avuto la gentilezza di regalarmi questo bottino. E appunto il libro che invece lui desiderava farmi leggere, perché ovviamente ha visto che leggo tutto, ma è un genere sul quale non mi approccio molto, soprattutto una scrittrice del quale non ho mai letto nulla, non lo sapeva, è Oriana Fallaci con Il mio cuore è più stanco della mia voce. È un libro best. Allora, vedo subito. Terzoli. Ok, ha scritto un sacco di libri, sto vedendo. Diciamo che molto sulla scia donna girl power, comunque molto più filosofico, molto più concettuale che in generi come appunto un chick lit o un fantasy. È molto più concentrato, tant'è che fa anche riferimento alla guerra, da quello che appunto ho potuto vedere, e quello che appunto le donne subiscono. E voi dite, perché un libro così pesante? Perché comunque come donna è stata anche una, ha anticipato diversi concetti, sia per quanto riguarda la politica che per quanto riguarda la società, che veramente hanno anticipato proprio tanti i tempi, ecco. Quindi lui desiderava appunto darmi l'opportunità di leggere anche una donna forte che ci è riuscita, però sudando, ecco, in senso proprio. E sono felice di approcciarmi comunque in qualcosa molto più concreto, molto più concentrato. Mi piace, io mi appresso facilmente e non vedo l'ora. Gli ultimi due libri e poi finiamo, perché siamo tipo a 20 minuti, io non so se riuscirò a fare i tagli. E sono due libri che ho scelto io e che mi sono venuti entrambi 5 euro. Ecco. E uno in particolare mi ha colpito la scrittrice, il nome della scrittrice, la copertina, quando si dice, anzi, poi mi dovete dire se vi piacerebbe tipo un video, giudichiamo i libri dalle copertine, libri però che ho letto, perché ovviamente non posso quindi prendere un libro che non conosco. E in particolare per la frase che c'è dietro a questo libro. Ma di chi stiamo parlando? Un libro di Sveva Casati Modignani, Qualcosa di buono. Questo era della biblioteca di Donna Moderna, sicuramente con qualche rivista. Sperling e Kapfer. La cosa che ho notato, penso che questa sia una stampa andata male,
perché le pagine sono stampate due buone e una male, quindi penso sia una stampa andata appunto a male. Però un libro è sempre buono, appunto questo, ed è qualcosa appunto di buono. Voi mi direte qual è stata la frase che ti ha colpito? È stata: lui le chiuse le labbra con un bacio lungo, appassionato, tenendo la stretta al petto, le assicurò: io ti voglio con tutto me stesso e so che non amerò nessun'altra donna per il resto della mia vita. E tipo io, va bene, prendiamolo. E non so neanche la trama, quindi questo è uno di quei libri che io compro senza sapere la trama, tipo a scatola chiusa. E sono molto soddisfatta perché io dalla sbirra ho sempre desiderato leggere qualcosa, ma vedevo che i libri costavano sempre troppo. Ovviamente, penso, essendo un libro di collezione, forse in questo caso ci ha guadagnato il libraio, molto probabile, perché è una stampa fallata, quindi sicuramente. Invece in questo caso sono molto soddisfatta perché il libro è in ottimissimo stato e c'è anche il segno libro in omaggio, quindi io sono ancora più contenta. Della Crescere Edizioni, una raccolta di quattro racconti di Sherlock Holmes, di Arthur Conan Daly, e ovviamente fa riferimento a quattro racconti. Il prezzo di copertina è di 7,90 euro e ho visto che dietro c'è anche il segnalibro. Io molto molto felice. Non so, queste piccolezze li faccio. Il libro è in perfetto stato, ragazzi. L'unica mia preoccupazione è la dimensione del testo, perché è piccolissimo. Tipo farò fatica a leggerlo, me lo sento, però sono contenta di questo bottino perché ci sta. Io l'ho sem mi è sempre piaciuto Sherlock Holmes, quindi sono contenta. Quattro racconti in uno, tipo io super felice e basta, non elogiamo troppo questo libro. E niente, fanciulli, io ho finito, vi invito appunto a spolliciare, commentare e ci vediamo nel prossimo video. Vi dirò un bacione. Un bacione.